Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Summer in Mara. È un gioco che seguivo da parecchio tempo. Attualmente lo sto registrando perché il gioco non è ancora uscito e c'è un embargo fino al 15 di giugno, quindi presumibilmente lo vedrete intorno a quella data. È un gioco che mi ricorda anche My Time at Portia, perché è un gioco al momento non in italiano. Che ci vedrà navigare per i mari, esplorare i terreni, coltivare gli stessi terreni, tutto in un ambiente piuttosto rilassato, in un ambiente estivo quasi, magari marittimo, caraibico. Lo andiamo a provare per la prima volta perché non voglio levarmi nessuna sorpresa. Sì, inglese, ok. Non si usa il mouse, stranamente, nel menu principale. Comunque andiamo, iniziamo e vediamo un attimino che cos'è questo gioco. Graficamente mi sembra molto carino, anche i disegni sono fatti veramente bene. Quindi andiamo a vedere la fase iniziale, poi magari vediamo se è lunga, vi risparmio lo spoiler. Sperando ci siano i sottotitoli perché... Allora, noi veniamo recuperati da questa strana persona. Non so dirvi nemmeno il costo perché... Non è ancora uscito. La grafica è in shader, l'avevo già vista, sembra essere molto molto carina. Se possiamo muoverci, ci si muove liberamente e col tasto E ci possiamo sedere, ma direi che non è il caso. Siamo seduti qua in alto, possiamo raccogliere. No, direi che è il caso di scendere a questo punto. Molto carino, perché poi vedrete che potrete fare qualsiasi cosa. Piantare, insomma, andare in giro. Parla. Koa, dove sei stata sul tetto ancora? No, Yaya. Ti ho appena visto venire giù. Non c'è del lavoro qui da fare? Sull'isola c'è sempre lavoro da fare. Abbiamo bisogno di arance per fare succo per colazione. Sono troppo vecchia per farlo da sola. Arance per la signora. Cominciamo. Allora, dobbiamo prendere tre arance per la colazione. Ok, bene. E dove si prendono le arance? Dagli alberi. Mi ricorda moltissimo, ma tanto tanto, anche Animal Crossing. Il PC non ha un gioco di questo tipo, quindi abbiamo preso un'arancia, però non è che ce ne sono altre in giro. Non mi dice quante, quindi adesso andiamo un pochino avanti e ne recuperiamo altre. Take. Due arance. Abbiamo il pozzo, possiamo prendere l'acqua, figo! Allora, abbiamo col tasto I l'inventario. Trovo un pelino scomodo il fatto di non usare il mouse, però abbiamo carote, consumabili, vegetali, materiali, il mare e special. Ok. Non è multiplayer il gioco, cerco di rispondere in anticipo a tutte le possibili domande. Allora, ora abbiamo... Ora hai le arance più belle di tutta l'isola. Grazie molte. Questo succo è delizioso. Ora mi sento in forze. Sono felice di sentirtelo dire. Ricordati questo, Koa. Puoi battere, conquistare il cuore di chiunque con il cibo. Ora dobbiamo preparare un nuovo campo. Ok, che entusiasmo, mamma mia. Ti guarderò come fare da qui. No, 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 sei abbastanza grande per farlo da te. Prendi la zappa e prepara il campo. Sarai in grado di piantare queste carote, questi semi di carote dopo averlo fatto, insomma. Per finire, butta l'acqua dal pozzo. Ok. Devo annaffiarli dopo? Devo fare la doccia dopo, se non vuoi infangarti. Io sono sempre infangata, va bene, ok. Abbiamo preso l'orange juice e anche la zappa. Quindi, ok, andiamo avanti, vediamo. Allora, devo fare questo. Select, ok, col tasto la rotella, preparo il campo. Tengo premuto. Ok, e pianto. Tutto molto automatizzato, insomma, ho piantato. Prendi l'acqua. Quindi andiamo dove eravamo prima a prendere... No, 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 no! Ho sbagliato tasto. Prendiamo l'acqua. Ci sono anche i maiali qua. Allora, facciamo l'acqua, evitando di rovesciarla in giro.
Vedete che più mi muovo, più l'acqua si rovescia. Sono veramente un disastro. Ok. Il campo sembra molto meglio dopo averlo bagnato. Ok, devo parlare con la tizia. Tutto è pronto, mamma. Bene, ora ho bisogno di prendere un po' di legna da ardere. Ma ho perso la mia vecchia ascia. Dobbiamo farne una nuova. Posso farlo? Certo, perché no? Tutto quello che hai bisogno è di una pietra e un po' di legna. Bene, avrò la mia ascia personale. Vedremo. Qui ci sono, prendi i materiali all'interno, al workshop, al tavolo da lavoro. Ci vediamo dietro al vecchio albero. Perfetto. Abbiamo preso una nuova ricetta e dobbiamo fare la ricetta in casa, ok? Ah, ok, ce la fa così. Ok, workshop, non ci sono ricette disponibili perché tools, ok, dobbiamo andare su tools. E abbiamo preso i materiali, craftiamo l'ascia. Devo stare attenta con questa ascia. È molto affilata. Ok, quindi che dobbiamo fare? Dobbiamo fare la legna da ardere. Ok, ti aspetto al vecchio albero, mi sembra tutti uguali. Allora, andiamo. Yaya, guarda quest'ascia. Bene, devi tagliare quest'albero. Mi dispiace. Mi dispiace anche a me, ma prendiamo quello che noi prendiamo dalla natura deve essere restituito. Viviamo in mare. La vita che fluisce dall'oceano, insomma, prendiamo vantaggio dalla natura, è il nostro dovere compensare per le cose che prendiamo, insomma, ecco, questo discorso molto eco. Dovrei tagliare l'albero adesso? Cosa ne dici? Ok, prendi un seme. Quando hai finito di abbattere l'albero, pianta il seme. È uno scambio. È giusto, assolutamente. Allora, prendiamo l'ascia e abbattiamo l'albero. Premo E. Tengo premuto, dire la verità, che... No, basta premerlo 3 volte. Ok, abbiamo abbattuto, prendiamo tutto, prendiamo la legna. Ora pianto il pine nut. Posso scegliere dove? Sì, diciamo che questa interfaccia qua si presta moltissimo da console. Ok, pianto l'albero. Perfetto. Anche un po' Stardew Valley, a dire la verità, questo gioco. L'albero ora piantato, spero che cresca molto alto. Se ti prendi cura di lui, sono sicuro che diventerà gigante. Lo bagnerò ogni giorno, Yaya. Certo. Vuoi imparare nuove ricette? Faremo il succo d'arancia. È una ricetta molto semplice. Basta spremere agrumi, insomma, credo, però vabbè. Vai alla cucina a casa e prepararne un po'. Zucchero. Lo zucchero. Intanto qua le carote stanno crescendo, andiamo in casa, andiamo in cucina e prendiamo l'orange juice. No, 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 non ho capito, ho capito male io, orange jam è la marmellata. Giusto, ci sta. L'altro invece è l'orange juice che fa anche con la carota, che è un ace alla fine, vabbè, facciamo questo se si può. E si può? No, non me lo può fare perché devo fare prima. Ah no, mi manca le arance, in effetti. Prendo le arance, che non ci sono. Devo trovare qualche albero che mi dia le arance. Poi esploreremo anche il mondo. Non mi sembra enorme, poi si esploreranno nuove isole perché da quello che ho visto si può anche navigare. Quindi sarà un gioco molto molto ricco. E questo ritmo così, definirlo compassato, diciamo, forse più tranquillo. Lì si mina e c'è da morirci qua. La nave, eccola giù lì. Bello perché graficamente è molto carino e mi ricorda proprio un misto di Animal Crossing, però non ci sono gli abitanti, con Stardew Valley e anche My Time at Porsche. Ok, e adesso possiamo farlo. È deliziosa.
La porterò a Iaia, che dov'è andata? Che non è che sia così impossibile da vedere, ma dove cavolo è andata Iaia? Eccola lì. O vuoi dire che ci insegna a pescare? Prova la marmellata. Prenderemo pesce per stasera per cena? Dipende se abboccheranno all'esca. Vedremo. Cosa ne pensi di cucinare del gustoso pesce? Yummy, credo voglio dire gustoso. Ascolta la ricetta, Cora. Hai bisogno di un tipo di pesce, pesce gatto. Poi raccogli un po' di carote. Perché i pirati non vengono mai qui? E allora aggiungeremo. E poi noi insistiamo con questa domanda: perché i pirati non vengono qua? Ma mi stai prestando attenzione? Posso vederli dalla montagna, sono sempre lontani e non vengono mai qui. Forse perché non c'è niente che a loro interessi qui. È una piccola isola. Ma noi abbiamo la porta, la fontana, Nio, Nao. Che cacchio sono? L'isola è molto bella. È vero, ma non. Ma non ci prendiamo, non ci curiamo degli altri, ci prendiamo cura dell'isola perché è importante mantenerla, altrimenti io qualche volta vado e sempre torno qui, perché qui ho te e la nostra casa. E anche quando sono andata, niente, ok, ci continueremo. La casa riflette quello che pensiamo di noi stessi. Va bene, va bene, va bene. Di cosa stavamo parlando? Di cena, ok. Cosa stavo dicendo? Non pensarci. Ho bisogno di carburante per la nave. Riempi il serbatoio e portalo al dock. Certo. Old tank. Ok, abbiamo preso anche la nuova ricetta del pesce, credo. Dobbiamo prendere il carburante dal Guardian Door, Fountain. Ah, ok, non era la porta. Dobbiamo proprio prendere dal Guardian Fountain. Vediamo un attimo che cos'è, perché non ho idea di che cosa sia il Guardian Fountain. E lo cerchiamo un attimo, vediamo se c'è qualcosa. Non mi sembra per un'isola enorme, quindi magari basta girare un pochino e lo troviamo. Qua ci sono altre arance. Dobbiamo salire in cima, forse. È carino, però, tutto questo. Sono sicura che posso correre molto forte. Posso raggiungere la cima in poco tempo. Questi ostacoli. Il salto forse è un po' eccessivo, ma va bene. Allora, dai, andiamo in cima. Ok, siamo in cima, ma non c'è niente di quello che dobbiamo fare, quindi dobbiamo andare di là. Spero di vedere più navi da qui. Sì, perché lei dice che vedeva i pirati da qui, ma i pirati non ci sono qua adesso. Nao e Nio non parlano molto, ma. Ok, ma Nio e Nao che cavolo è? Vabbè, saltiamo giù. Okay, non vedo neanche la vita, quindi. Boh. Allora, prendi Old Tank. Ah, qua butta giù qualcosa che alla fine è il carburante. Ok, questo cos'è? Prenditi cura della porta, non far incasinare la porta, bla bla bla, la porta. Ok, chissà che cos'è questo. Questo è un bel mistero dell'isola, perché c'è una generazione di carburante da qui, di non so che cosa, e c'è anche una porta chiusa. Subito dopo la miniera, ok, qua si potrà andare a scavare, credo. Ho bisogno di un martello, ok, qua si mina. Yaya dice di aver visto che si vedono i pipistrelli, ma non ce ne sono, non è rimasto nessuno. Ok, allora andiamo giù e gli portiamo il carburante alla nave. Questo è proprio un bel tutorial, perché qua vabbè, si può pescare, qua c'è l'esca da prendere, si può pescare da qui, go fishing. Mi piace pescare, ma ho bisogno di farmi prima una canna da pesca. Ok, infatti, infatti, infatti. Allora andiamo a esplorare che cos'è questa nave. Parla. Fai un buon viaggio, Yaya. Ricorda quello che ti ho chiesto. Che cosa mi hai chiesto? Cioccolata. Se vuoi rimanere, posso prendere la barca e acquistarlo. In alcuni anni,
Forse potrai visitare la città con me. Il mare è molto pericoloso, non dovresti mai navigare da sola. E ora, vabbè, ti lascio navigare da sola. Arrivederci. Arrivederci. È andata via. Poi ci potremmo andare anche noi, insomma. Voglio fare una sorpresa a Yaya preparando la cena. Proverò il pesce, la ricetta del pesce che mi ha dato prima. Prima però bisogna di catturare un pesce gatto coda rossa al pontile. Yaya mi ha portato la sua canna da pesca con sé, dovrò craftarne una. Ok, che dobbiamo fare adesso? Dobbiamo tornare a casa e vedere la ricetta. C'è anche un... Ah, gli posso dare da mangiare? Ok. No, vediamo un attimo. Abbiamo questa missioncina, la facciamo. Vediamo. Tools, canna da pesca. Ci servono 3 di legna. Wooden rod. Raising float. Ma scusa, mi sfugge qualcosa. Kitchen. No, workshop. Raising float, ok. Resina. La faccio. Ah, non era il pesce questo, era la raising float. Ok, è una, tipo una palla di resina attaccata a un ago, tipo una roba del genere, così galleggia. Vabbè, intanto andiamo su Tool di nuovo, facciamo la canna da pesca, che non ce l'abbiamo. Ora ho... ok, cosa c'è in questa ricetta? Pesce, carote. Vabbè, yummy fish, perché stava raccontando le sue cose e poi l'abbiamo interrotta e non ci ha detto la fine della ricetta, però vabbè, proviamo a farla così. Bisogna andare a pescare, adesso proviamo il gioco della pesca. Andiamo un attimo, prendiamo l'esca, la bait, andiamo a pescare. Premi A. A? Ah, molto semplice. Go fishing. S. No, devo essere veloce, ma viene su di tutto, c'è pieno di spazzatura sto fiume, sto lago. Ah, premi l'indicatore quando è verde. Ah, ok, bastava leggere. D. Ok, devo tenerlo un po' sullo stile di... sullo stile di Stardew Valley. Ok, abbiamo preso la Red Tail Catfish. Bene. Cioè, in pratica se sbagli peschi... dei rottami, insomma, va bene, dai, con la D devo abbassare la forza del pesce. Ok, ne abbiamo presi due, dai, per sicurezza. Torniamo in cucina e vediamo. E vediamo cosa c'è. Graficamente sembra carino, un po' come Gedonia, un po' meglio. Gioco che ho fatto qualche giorno fa. Allora, vediamo. Kitchen. Allora, carota. Lo possiamo fare. Ci servono due carote, quindi bisogna prendere la carota. Però la carota qua sono pronte, di là no, quindi la stanno ancora crescendo, quindi continuo a raccolgo le carote, vediamo quante ce ne dà il campo. Una? No, un po' ce ne date. Ne abbiamo 5, quindi possiamo andare a fare quello che dobbiamo fare. Facciamo lo yummy fish. Non sembra giusto. Se diventa troppo buio, Yaya non sarà in grado di tornare indietro. Devo illuminare la montagna, il fuoco sulla montagna. Ho bisogno di una torcia. È facile. Io gli ho spiegato come fare. Ok, facciamo la torcia. Make a torch. Vediamo. Tools. Torch. Dobbiamo fare un wood. Wood, quindi prendiamo l'accetta. Adesso mi viene tristezza anche me a battere gli alberi. Però lo ripiantiamo subito. C'è anche un pulcino dietro che ci sta curando. È uscito, tra l'altro, però non so dirvi di più. È uscito su Steam, il prologo di questo gioco. Allora, Q-Plant. Ah, l'arancia, no, non ho preso feed. No, non do da mangiare il pulcino. È uscito il prologo di questo gioco, che è una sorta di gioco free, dove ci fa vedere l'inizio di questo gioco, una sorta di demo, però ormai vedo che tanti la stanno chiamando prologue. Allora, ok, facciamo la torcia. Ok. Devo fare attenzione al fuoco pericoloso. Sta diventando buio, è tempo di dare fuoco al fuoco sulla montagna, insomma. Ok. Quindi devo andare su in cima. Vabbè,
Ma non mi ha dato comunque la pigna, quell'albero che ho abbattuto, però pazienza. Allora, chi c'è lì? Ah, lì devo dare fuoco, ok, questo qua. L'accendo da qui. Bello. Posso accenderle tutte? Passandogli vicino, o sono già accese? Passo vicino. No, si accende, sì. Bello. Accendo anche questa. E poi accendiamo il fuoco che presumo essere questo. Si è spenta. La riaccendo. Ok, penso che Yaya potrà vederla da qui. Ok, sono felice che arrivi sana e salva. E spero abbia comprato la mia cioccolata. E ora testeremo un'altra cosa. Testeremo i danni da caduta, che non ci saranno, presumo. No, infatti. È arrivata, eccola là. È arrivata con la barca. Musica molto bella, anche lì, molto rilassante, molto easy. Direi che potrebbe essere adatto a tutti quei giocatori che vogliono giocarsi qualcosa di tranquillo, con un minimo di storia, coltivazione, gestire un po' le sue cose. O se avete figli e volete farli giocare con qualcosina. Sarebbe l'ideale in italiano, però hai cucinato per la cena? Ho fatto. Non è molto buono, ho fatto la ricetta, non ero ispirata. E ok, scusa. Non preoccuparti, qua è disegnato benissimo, quello c'è da dire. È la tua prima volta, è normale. Il talento deve essere coltivato. La pratica è quello che serve. E, non dispiacerti, va bene. Fai la cena domani, il giorno dopo e ogni giorno dopo questo, fino a che lo farai, giusto? Non scappare dai tuoi sbagli. Prossima volta sarà migliore. È così. Vai al Guardian Door perché voglio dirti qualcosa. Si fa molto interessante. Ma prima porta questa chiave e prendi la sfera di cristallo che ho messo nella mia cesta. Non mi hai mai detto cosa c'è dentro il tuo forziere. È diverso. Ci incontriamo alla porta. Ok, che cavolo sta per succedere qui? Qualcosa sta per accadere. Vabbè, andiamo alla sua cesta, apriamo la cesta e poi andiamo alla porta, così magari risolveremo uno dei grandi misteri di questo gioco. La cesta è sempre stata qui, noi non l'abbiamo mai aperta in tutti gli anni. C'è un Crystallis. C'è un sacco di roba per me. Ok, abbiamo preso. Diceva che dentro non ho capito se c'erano o non c'erano un sacco di cose, una lettera per lei, insomma. Però inizio già a farmi due domande. Che cosa sta per succedere? Che inizierà poi effettivamente poi il gioco, però vediamo, risolviamoci questo dubbio alla fine di questo video. Se avete letto fin qui vuol dire che il gioco vi piace davvero. Cosa vuoi dirmi, Yaya? Ti ricordi la storia del guardiano? Sì, dei guardiani, scusate. Loro hanno protetto il mare e la porta. È così. E quando c'era un pericolo, loro si incontravano qui e aprivano la porta con quattro cristallis. La porta si aprirà a un certo punto, o solo quando Mara sarà veramente minacciata. Si aprirà quando i quattro cristalli saranno piazzati qui. Come se fossero quattro chiavi. Potrei vedere che cosa c'è all'interno. Non è il tempo per questo. Cosa successe ai guardiani? Loro scomparvero poco a poco. Pochissime persone capiscono il loro lavoro. È triste. E secondo me, questo mondo corre sulla cooperazione tra le persone. Puoi vedere la spirale sulla porta? Sembrano essere dei punti separati, ma ognuno è connesso da una spirale, dalla spirale, il vento di mare. È vero. Come quando tu mi chiedi delle cose e io ti aiuto. È vero. Ok, grumbling mi sfugge cosa vuol dire. Bene.
Essere responsabile è molto importante. Quando uno di questi punti scompare, tutto collassa. Cora, devi aiutare gli altri sempre. Come? Portando loro quello di cui hanno bisogno o piantando i semi. Ogni azione è piccola che possa essere, che possa sembrare, è benefica agli altri. Dobbiamo aiutare tutti, anche se lei Armin, non so che cosa succede. Anche se non lo fanno, insomma, sì, le persone che non lo fanno sono persone perse, ma le altre sono vere persone, insomma. Devi guardarle negli occhi perché gli chiede come faccio a capire se una persona e fa, basta guardarle negli occhi, invitali a mangiare fuori a mangiare. Sì, proprio tu mi hai detto di conquistarle col cibo, è giusto, non dimenticarlo. È tempo di andare a dormire, di già, il giorno è passato così velocemente. Buonanotte, piccola guardiana. Go back and sleep. Non abbiamo aperto la porta, però mi fa già capire il fatto che dovremo comunque. Che salto che ho fatto! Che dovremo mantenere quest'isola coltivando, sempre e comunque. Almeno credo. Quindi. Torniamo a casa e dormiamo, che è notte. Rumori di grilli, insomma, molto molto bello. Galline. Le carote non sono ancora cresciute. Comunque, entra a casa e sleep. Chissà che cosa succederà al mattino. Bellissimi sti disegni animati così. Ma cos'è? Un sogno dove si ripara qualcosa? Questa è la scena che si vede anche su Steam, che ho visto anch'io nei. Questa è la casa, quello che facciamo. E allora, ragazzi, nulla da dire. Assolutamente un gioco molto carino. È arrivata una nave di pirati. E qua inizia il gioco. Mi è piaciuto molto, è stato anche un po' rischioso farlo per la prima volta, ma sapevo che sarebbe stato un gioco semplice, perlomeno all'inizio, e rilassante, fra il punto forte, appunto, la semplicità e la rilassatezza di questo titolo. Sembra essere veramente una perla, spero che lo sviluppino bene, spero che aggiungano l'italiano, poi magari. Allora, ipotizzo, magari lo aggiungeranno in futuro, o magari farò la gaffa e l'aggiungeranno per la release a metà giugno. Non lo so, in caso farò un altro video, però sembra essere tutto molto 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 interessante. Non è un gioco sicuramente per tutti, perché chiama ovviamente qualcosa di survival, di abbastanza serio. Questo non è il gioco che fa per lui, ma è innegabile quanto secondo me sia fatto bene. Non so dirvi purtroppo ancora il prezzo, però sì. Se avete bambini, ragazzi, insomma, figli che vogliono giocare, o voi stessi volete qualcosa di molto relaxing, questo potrebbe essere. Niente, non una singola nave in vista, ma sto morendo di fame. Farò del succo di bacche per colazione. Spero che siano pronte per essere raccolte. Partiamo sempre da qui. Avevamo visto quella nave dei pirati là, ma non lo so. Niente ragazzi, io ora interrompo qui, fatemi sapere se vi interessa magari vedere qualcos'altro su questo gioco, magari un altro episodio, lo si potrà fare, è tutto molto guidato, quindi anche per un impedito come me nei giochi, e gioco da praticamente 29 anni, quindi non è bello da dire, però insomma anche per un impedito come me è anche difficile fallire in questo gioco, non è una cosa come My Time at Porsche, però aveva. Anche i nemici, non so se ci sono anche qui, ma da quello che ho visto è tutto molto molto rilassato. Si viaggerà in nave, si esploreranno nuove zone, si crafta, si raccoglie, si coltiva, insomma, sembra essere davvero molto interessante qua non mi fa interagire, quindi poi vedremo anche
L'altra, vedete in alto a destra, anche in alto a sinistra la vita, quindi e la fame, quindi forse qualche nemico c'è. In alto a destra invece il tempo che scorre avanti inesorabile. Quindi ragazzi, io interrompo qui, esco e fatemi sapere che cosa ne pensate. Ovviamente se volete altri episodi dovete spolliciare e scrivere qua sotto nei commenti, come se non ci fosse un domani. Alla prossima ragazzi e ciao ciao.